piace, io ho visto solo partite della Stese quest'anno. Ho avuto modo di vedere in quella fine della fila partita, nella gennaio. E ho detto, questo ragazzo, caspita, ha parecchia convinzione e sicurezza di se stesso. E non è una cosa semplice. No, ce l'ho sempre avuta perché comunque io ho sempre lavorato per questo, fin da quando sono bambino, quindi non vedo perché non dovevo avere tutta questa convinzione e l'ho sempre fatta la mia forza. E ha anche detto che non cerchi spesso la giocata semplice, no? Anche se avventuri qualche giocata un po' più complicata, no? Se vengono a volte sì, però cerco di fare il meglio, sia semplice o facile. Tanto credo sempre, la mia idea è che l'importante è alla fine giocare bene nel mio ruolo, anche fare gol. Ora, al di là dell'allenamento sportivo, è stato felice per la Pistoiese, anche se è stata in testa in classifica nelle ultime quinta e sesta domenica, era in testa. Comunque, lo sforzo per il recupero dei 12 punti è stato eccessivo. No, noi, come penso si sia vista, ce l'abbiamo messa tutta fino alle ultime giornate, non abbiamo mai mollato, poi magari c'è. No, non ce l'abbiamo fatta, però comunque ce l'abbiamo provato in tutti i modi a vincere. Ora per te il cambiamento totale di vita, di modo di pensare, perché la squadra della Juventus sappiamo che è una squadra molto 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 seria, quindi con prospettive però notevoli. Sì, naturalmente cambia tutto, l'ambiente, i compagni, però io continuo ad essere lo stesso, sono stato qui a lavorare per raggiungere gli obiettivi. E potrai anche progredire, credo, dal punto di vista fisico, ancora come potenza? Sì, credo di sì, comunque penso abbia ancora un po' margine di crescita, lo spero, e che anche lassù mi aiutino a crescere. Questo non c'è dubbio, comunque 12 gol in poche partite è un bel biglietto da vincere. Sì, grazie. Grazie a te.